A Giulianova è iniziata a pieno regime l'attività della nuova gestione del mercato ittico comunale, passata dal comune attraverso la Giulianova Patrimonio nelle mani della costituita Mercato Ittico Giulianova Società Consortile. Quindi, dopo una sorta di privatizzazione nei fatti, tutto in funzione, con una minore spesa rispetto al passato. C'è bella soddisfazione da parte dei commercianti e dei produttori. Sono entrate in questa settimana altre due imbarcazioni di grosso tonnellaggio della pesca a volante e si sta lavorando anche con gli amici della pesca a volante per concertare operazioni e servizi di miglior qualità nei loro confronti gestiti dal Consorzio dell'Ente Porto, che sarebbe l'ennesimo tassello migliorativo da porre a questa avventura. Passaggio molto importante, ovviamente si pensa adesso al futuro perché l'obiettivo è quello anche di trasformare Mercato Ittico Giugliesi in un punto di riferimento non solo per la provincia di Teramo ma anche per la regione Abruzzo. Ma spesso infatti si è parlato del mercato ittico di Giulianova dimenticando che il nostro porto è il porto della provincia di Teramo, è il porto che c'è tra San Benedetto del Tronto e Pescara e che serve commercianti di Micerne di Pineto, Adri, Martinsicuro, di tutta la nostra provincia. Questa coscienza forse si era un po' persa, siamo riusciti a recuperarla, il miracolo di avere produttori e commercianti che insieme provvedono a coordinare la gestione, penso che sia quasi un caso nazionale. Adesso non voglio appendermi una medaglia per essere stato il fautore, ma perché d'altronde il successo è grazie a loro e al loro accordo, ma è davvero una bella conquista. L'assegnazione temporanea è fissata per 4 mesi, salvo proroga. Obiettivo del mandato è la conduzione efficiente e produttiva del servizio di gestione del mercato ittico. Il mercato ittico ha una dinamica che solo gli addetti ai lavori possono comprendere per efficientarlo al massimo. Quindi ha fatto un buon operato anche la Giulianova Patrimonio garantendo lavoro e servizi. Oggi siamo riusciti a garantire i posti di lavoro alle maestranze che erano in pancia alla Giulianova Patrimonio e allo stesso tempo la qualità del servizio sta prendendo una strada che sembra sia quella migliore possibile.